Sì! Ecco lo Stella Lomagna, ragazzi! Reaction a tutti quanti nel canale, cariche pimpanti! Domani un'altra partita fondamentale per il nostro approdo in Champions col Sassuolo. Sarà difficilissimo, io sono tra gli scettici. Sarà molto difficile veramente battere la squadra di Reggio Emilia perché sono molto in forma. Però partiamo subito con i saluti, ragazzi. Ancora tantissimi iscritti ieri sera, quindi benvenuti nella community dello Stella Lomagna. Un abbraccio calorosissimo. Seguitemi in questi mesi, datemi tanto supporto per i contenuti nuovi. E poi un altro saluto a tutti gli iscritti che da tanto tempo mi seguono, tra cui questi Giancarlo e Chris. Un bacione a tutti e due. E poi oggi un saluto particolarissimo anche a Juve Universo Bianconero, gruppo di cui faccio parte e sono molto orgoglioso, e anche a Francone Bianconero, riprenditi, mi raccomando, so che domani tornerai attivo con i tuoi video, e entrambi mi avete dato degli scoop fondamentali che daranno tante lucidazioni ai tifosi. Infatti partirò col dire quello che succederà il 27 maggio, quindi siamo a ridosso ormai, 16 giorni mancano, ci sarà l'assemblea dei soci, sapremo tutto quello che accadrà, la rivoluzione che ci sarà appunto sulla panchina della Juve e in società. Allora, in pratica, in cosa consisterà questa assemblea dei soci? Praticamente l'Exor, quindi con Nasi, con Elkan, con Agnelli, Nedved, insomma tutti i soci che fanno parte di questo grande gruppo, compresi anche quelli della Juve, dovranno dibattere su quello che sarà il destino della prossima stagione. E in maniera indiretta, perché chiaramente non può trapelare una notizia così bomba tramite i media, diciamo, dei comuni mortali, cioè hanno dovuto farlo facendo trapelare delle notizie tramite Exor, quindi esclusive, è molto fatica che arrivino dirette, ma arrivano tramite alcune voci e alcuni giornali, alcuni website, quindi chiaramente vengono filtrate tantissimo le notizie, però quelle poche che girano sono vere, e per vere cosa riguardano? La cacciata, ormai certa, che è stata praticamente definita dopo Juve-Milan, di Paratici, Nedved, Agnelli e Pirlo. Questi quattro qui, ragazzi, quindi non demordete, non disperatevi. So che è un momento difficile per la Juve dell'ultimo secolo, come ho detto a molti, però siamo vicino alla luce del tunnel. Stiamo per vedere finalmente una soluzione, una rifondazione, una rivoluzione, un ringiovanimento, e diciamo una rimozione delle mele marce che stanno praticamente distruggendo la Juve all'interno, facendola implodere. E queste sono le quattro figure, perché praticamente non possono essere esonerati o allontanati dalla loro carica, perché parliamo di soci aziendali, quindi tutte queste decisioni vengono prese con dei summit fatti appunto dai soci, che devono tutti insieme all'unisono votare chi è promosso, chi rimane in azienda, chi viene scartato. E una volta che questo diciamo sondaggio viene verbalizzato, viene ufficializzato, Elkan, che è appunto il proprietario, il capo supremo, con il 60% della percentuale appunto dell'ownership, di proprietà, potrà dire chi non vuole più in azienda. Quindi purtroppo lo so che molti di voi, come anch'io, vorrebbero sentire dire cacciato Pirlo, cacciato Ned, cacciato Parazzi, rivoluzione. Allora, prima non lo puoi fare in questo modo, perché siamo a fine stagione e non si sa ancora quello che succederà, e destabilizzeresti l'ambiente ancora più di quello che non lo è adesso. E in più non è il modus operandi della Juve, cioè per legalmente effettuare questi licenziamenti devi fare questi step che appunto verranno fatti il 27. Una volta che Elkan avrà la delega da tutti i soci per prendere decisioni di chi rimuovere, allora a quel punto verrà detto tutto. Quindi aspettiamo almeno la Coppa Italia, almeno le ultime tre giornate di campionato, dove sapremo se la Juve andrà in Champions o no, e diciamo che è ormai deciso, quindi non dipende da quello la loro cacciata, però aspetteranno quella fatidica data, perché lì diciamo che è fine stagione, quindi i verdetti sono già stati fatti, quindi hanno ancora più spinta nel dire quello che accadrà, e quindi la decisione diventerà ufficiale. Elkan non vede l'ora anche lui di rimuovere questi personaggi, l'ha fatto capire chiaramente, se avete notato anche dal labiale di Elkan con Agnelli in tribuna, con Elkan che ha guardato chiaramente Agnelli dicendogli facciamola finita, insomma. Agnelli guardava per aria sconsolato, anche lui non sapeva cosa fare, sul 2-0 già,
E probabilmente hanno parlato della cacciata di Paratici e di Ned in tronco. E poi chiaramente Pirlo gli è stata data la fiducia fino all'ultima giornata perché doveva essere esonerato e essere messo Tudor, però hanno deciso di tenere lui appunto per non creare ancora più scompiglio e soprattutto per dare l'opportunità fondamentalmente a un neo allenatore, un giovane, di vincere un trofeo e provare a, diciamo, raggiungere la Champions, perché indipendentemente dal raggiungimento della Champions o meno l'Europa League, tutti questi quattro che vi ho nominato verranno radiati, cioè verranno tolti di mezzo e quindi per la gioia di tutti noi, di tutti i tifosi, diciamo, questo accadrà nel breve termine possibile. Quindi questo ci tenevo assolutamente a darvi il chiarimento e soprattutto fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutto questo, datemi le vostre opinioni e ditemi chi sono i nomi che vorreste a sostituire questi quattro qui. Tra l'altro vi aggiungo l'ultima perla. Agnelli non a caso ieri è andato in Ferrari con Ronaldo perché probabilmente Elkan ha scelto già un ruolo preciso per Agnelli in cui non darà fastidio, non combinerà pasticci fondamentalmente perché sarà solo un ruolo figurativo come quello di Lapo Elkan, che anche lui lo vedete è un po' bollito com'è, deve avere soltanto ruoli diciamo che non rischiano di andare ad intaccare il capitale familiare. Agnelli appunto andrà in Ferrari. Si è portato dietro un testimonial che chiaramente ti porta dietro sponsor e diritti TV e chiaramente alza le attenzioni di tutti. E quindi chiaramente mettere Ronaldo e fare la foto con Hamilton è il top dei top. Tra l'altro probabilmente Ronaldo verrà utilizzato anche più altre volte come testimonial per la Ferrari perché chiaramente chi se non lui può rappresentare al meglio il marchio. Quindi anche questa è un'altra piccola chicca, un'altra piccola perla che farà capire che Agnelli è stato dirottato verso il mondo Ferrari, che comunque è un mondo che fa parte della Fiat e del gruppo Exor, quindi diciamo sono la stessa minestra. E quindi anche questa è un'ottima notizia perché finalmente ci toglieremo diciamo, di torno anche lui. Poi andiamo velocemente ad analizzare la partita perché domani sarà una battaglia a tutti gli effetti, Sassuolo ci darà filo da torcere, secondo me. Non vinceremo, però io sono fiducioso che facciamo come con l'Udinese un bel 1-2, ma giocando meglio. Noi partiremo con Szczęsny in porta, anche se mi auguro Buffon, Danilo e Alessandro esterni, De Ligt e Bonucci, quindi Bonucci torna a posto di Chiellini, e poi a centrocampo con Chiesa e Cuadrado, e Arthur e Bentancur, con Dybala e Ronaldo. Morata riposa, Dybala ritorna, è diciamo una vittima preferita di Dybala, il Sassuolo, speriamo che faccia bene, speriamo di non disunirci al primo gol o alla prima difficoltà, ma andare fino all'ultimo. Ragazzi, fatemi sapere cosa pensate del video, lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Un bacio, a presto ragazzi, fatemi sapere che vi ho salutato. Ciao!